fuori l'azienda ospedaliera con i somministrati della sanità, ci rivediamo dopo un po' di tempo, cosa è cambiato? È cambiato, vabbè, soprattutto il fatto che il 31 marzo siamo usciti tutti definitivamente dall'azienda ospedaliera. Il motivo lo sappiamo, perché le agenzie non devono più subentrare nei luoghi di lavoro, perché sono stati sopperiti dagli avvisisti Covid, dall'avviso che ha fatto questa azienda nelle more del concorso. Noi siamo qui per un ultimo sfogo, un ultimo grido. Non abbiamo nulla contro il concorso, che tra l'altro per tempi e anni abbiamo aspettato, perché, e nemmeno per l'avviso, perché l'avviso è nelle more del concorso e sappiamo bene che può finire. Il concorso si sta espletando e purtroppo per molti di noi non c'è stata soluzione positiva alla prima fase concorsuale. Ma lo capiamo bene, perché al di là della preparazione che ci deve stare in un concorso, le fasi concorsuali sono caratterizzate da tanti fattori, soprattutto emotivi e di fortuna anche. Allora, va bene il concorso, però noi siamo qui per chiedere a questa azienda e alla regione, che non ci ha dato ascolto con un'interrogazione fatta e con una richiesta anche in azienda, per la legge di bilancio che ammette una forma di stabilizzazione, o per meglio dire reinternalizzazione del servizio, con la legge numero 268, comma C, numero 234 dell'articolo 1, dove dà la possibilità a chi ha lavorato all'interno delle aziende di fare una preselezione, non superare il 50% del personale, e dare la possibilità di inserimento. Noi questo è quello che chiediamo, perché è disumano pensare che possano essere stabilizzati personale che è venuto per l'aiuto Covid con avvisi da altre graduatorie e buttarci fuori così come usa e getta. I 18 mesi sono venuti per l'avviso Covid e, per l'amor di Dio, ce n'era bisogno di personale. Ma noi stavamo già lì da anni, da 15-20 anni, a garantire i LEA per le amministrazioni pubbliche. Abbiamo garantito i LEA indipendentemente dalla pandemia, stavamo già lì ad accoglierlo. Quindi è disumano pensare che per soli 18 mesi vengano stabilizzate queste persone, e adesso che c'è la legge di bilancio che permette alle aziende di fare anche una selezione per quanto riguarda le ditte d'appalto che hanno lavorato per questi anni all'interno dell'azienda, non abbiamo risposta. È stato inviato anche sindacalmente una richiesta al direttore, che appunto chiedeva spiegazioni in base a questa legge. È stata fatta un'interrogazione dal consigliere regionale Gian Piero Zinzi in merito a questa situazione, ma non c'è risposta. E allora io dico: quante famiglie siete? Siamo 70 operatori e 20 infermieri, tutti buttati fuori dopo anni, dopo 20 anni di lavoro dedicati a questa azienda. Il brutto di questa situazione è il silenzio di tutti gli altri politici del territorio. È un loro territorio dove queste persone, questi lavoratori, hanno garantito anche la salute a loro. Perché c'è silenzio a livello aziendale e regionale su questa legge? Perché nessuno si fa portavoce di questo problema e deve essere uno solo a farlo? Io dico: non è giusto. Questo è il nostro grido, perché se si vuole il fabbisogno c'è per fare anche questa forma di reinternalizzazione del servizio. Sì, sicuramente al 50%. Allora, che vada avanti il concorso, e ci fa piacere per i colleghi che hanno superato e che supereranno, ma c'è anche questa possibilità, e non può un'istituzione, una regione non farla, anche perché l'ospedale del Santo Bono l'ha fatta. Il direttore del Santo Bono ha applicato questa legge di bilancio per i lavoratori che hanno dato servizio per 20 anni all'interno di quell'azienda con contratti di somministrazione. Allora la nostra domanda e grido è questo: perché in questa azienda non si può fare? Perché dopo 20 anni dobbiamo essere buttati fuori senza nemmeno un'ultima chance? E questa per noi è un'ultima chance. Ovviamente questa forma di reinternalizzazione verrà fatta sempre per titoli ed esami, ma c'è una possibilità che ci possiamo ancora giocare. Perché non farlo? Perché Napoli deve essere sempre il primo a fare determinate cose e a Caserta c'è silenzio, c'è omissione? Anche perché non è una scelta nostra. Esatto, non è stata una scelta nostra, perché sono forme contrattuali che hanno creato le stesse disposizioni regionali per garantire il supporto sanitario. Quindi non è stata una nostra scelta continuare a lavorare. Ci ha fatto comodo, ci ha fatto piacere, indubbiamente lavoravamo
nel nostro territorio, però non c'è stato un obbligo da parte nostra, abbiamo continuato a lavorare come sempre e poi si viene a sapere che comunque vengono stabilizzati i 18 mesi. I 18 mesi che vengono da altre graduatorie, vincitori di concorsi, che con tutto il rispetto per il lavoro, li abbiamo dovuti insegnare perché erano la prima esperienza, non sapevano nemmeno chiudere un rifiuto speciale. Gli abbiamo dato supporto per imparare il lavoro. E allora dico, siamo tutti lavoratori. Va bene anche che vengano stabilizzati loro, ma noi non vuol dire che possiamo essere buttati, usati e gettati, visto che, ripeto, la legge di bilancio lo permette sul fabbisogno e io credo che nessuna azienda ha poco spazio di fabbisogno, perché per fare le cose per bene in sanità c'è bisogno di personale. Io mi appello a tutti, alle istituzioni, ai politici che non si fanno sentire, ringrazio il politico Zinzi che almeno ha provveduto sempre a starci vicino e a parlare di noi, perché il silenzio omertoso fa male, siamo 70 famiglie, forse un numero poco in confronto ad altre tragedie lavorative, però qua non si sta parlando di fabbriche, si sta parlando di salute. E la salute purtroppo è una cosa che va curata, va prevenuta, prevenzione, sicurezza, cioè non è una cosa che finisce, non è un prodotto che dice non ha più produzione. Quindi perché non considerare quest'ultima chance che è la legge di bilancio 268,C? Questo è il mio grido, questo è il mio aiuto, questo è l'aiuto del nostro collega. Grazie. Grazie a Rosa dell'Aventura, noi come diciamo sempre siamo a disposizione di chiunque voglia intervenire, voglia replicare, voglia far parte di questa discussione. Grazie, grazie. In bocca al lupo. Crepi.